Il 17 febbraio del 1600 moriva arso vivo sul rogo degli eretici Giordano Bruno. Come ogni anno l'amministrazione di Roma Capitale celebra il ricordo del filosofo e scrittore con una cerimonia commemorativa in quello che fu il luogo dell'esecuzione, Campo dei Fiori. Giordano Tredicini, delegato del sindaco alle politiche sociali di Roma Capitale. Una figura di esempio, una figura che testimonia qualcuno che si è battuto per qualcosa, una figura che doverosamente ha dato ricchezza al nostro patrimonio culturale e artistico, una figura che in qualche modo ha dato la possibilità a noi giovani di credere in qualcosa, soprattutto non solo da un punto di vista delle istituzioni della Chiesa, ma anche di quelle battaglie ideologiche che era giusto fare in quei tempi, nel famoso 1600, e soprattutto anche a testimonianza di questo oggi siamo qui fermamente convinti di essere vicini a questa persona e soprattutto anche a questa ricorrenza. Processato dall'Inquisizione per la sua concezione teologica panteistica che sosteneva l'esistenza di un Dio immanente, tutt'uno con la natura, Giordano Bruno rifiutò di abiurare. Fu così condannato per eresia e bruciato vivo sul rogo proprio a Campo dei Fiori. Oggi la sua figura può essere a buon diritto considerata simbolo di una libertà di pensiero e di espressione che in questo momento storico va più che mai tutelata. Emiliano Pittueo, assessore alla memoria del primo municipio. Sicuramente il coraggio e sicuramente la voglia di autodeterminarsi senza piegarsi un po' al volere che spesso sentiamo su di noi e che non sappiamo da dove provenga e che ci impone a fare determinate cose. Lui dice pensate, studiate e non cessate mai di credere nelle vostre idee, non piegatevi mai al volere degli altri. Numerosi cittadini accorsi anche quest'anno a deporre fiori sotto la statua ad opera dello scultore Ettore Ferrari che raffigura Giordano Bruno, eretta in suo onore il 9 giugno 1889 al centro della piazza di Campo dei Fiori. La celebrazione, ha spiegato Tredicini, si veste quest'anno di rinnovata importanza, arrivando in concomitanza al messaggio lanciato dal Papa ai cittadini romani durante l'Angelus Domenicale. Restate vicino alle istituzioni.